Dopo ben 8 anni si è conclusa la vicenda processuale che ha visto come protagonista Marco Venturi, una vicenda che non avrebbe neppure dovuto cominciare. L'avvocato Andrea Belotti ha reagito così alla recente assoluzione definitiva del suo assistito Marco Venturi, imputato per la morte della sua ex fidanzata, la stilista Carlotta Benusiglio. Il tragico evento risale al 31 maggio 2016, quando il corpo di Carlotta fu ritrovato nei giardini di Piazza Napoli a Milano, appena a pochi passi dalla sua abitazione, impiccata ad un albero con una sciarpa. Inizialmente le accuse della procura e della famiglia di Carlotta ricaddero su Venturi. Tuttavia, ora la sua posizione è stata definitivamente archiviata, scelta che non porterà mai alla pace per la famiglia Benusiglio. Ma come è stata raggiunta questa decisione? L'inchiesta è stata lunga e complessa. Inizialmente l'ipotesi predominante era quella del suicidio. Ben presto si sono addensati forti sospetti su Venturi. Si è scoperto che Carlotta aveva trascorso gli ultimi momenti della sua vita con lui, girando per alcuni locali della città. Gli investigatori e la famiglia della stilista sospettavano che Venturi avesse ucciso Carlotta durante un litigio, simulando poi il suicidio. Si è ipotizzato che Venturi l'abbia strangolata durante la lite, utilizzando una sciarpa o il proprio braccio. Dato che Carlotta soffriva della sindrome di Eagle, una rara condizione che colpisce i muscoli e i tendini del collo e che potrebbe aver contribuito all'asfissia. Nel 2020, al termine delle indagini, il sostituto procuratore ha contestato a Venturi l'omicidio volontario, le lesioni aggravate e gli atti persecutori. Durante il processo, accusa e difesa si sono scontrate a lungo riguardo al contenuto di un video proveniente da una telecamera di sorveglianza, che secondo l'accusa mostrava la presenza di un uomo vicino all'albero su cui era stato ritrovato il corpo. Gli investigatori, inizialmente, credevano che la figura nell'ombra fosse il presunto assassino, ma una perizia richiesta dai giudici ha smentito questa supposizione. L'ombra che appariva nel video si è rivelata essere semplicemente una distorsione dell'immagine causata dalla compressione. Di conseguenza, il processo di primo grado si è concluso nel 2022 con la condanna di Venturi a 6 anni di reclusione per morte derivante da un altro crimine, cioè lo stalking. Il giudice ha stabilito che non si trattava di omicidio, ma piuttosto di un suicidio o di un atto dimostrativo che ha portato alla tragedia, a causa del persistente abuso fisico e psicologico inflitto da Venturi alla povera Carlotta nel corso del tempo. Ma la vicenda non si è fermata qui. Nell'ottobre del 2023, la condanna del primo grado è stata annullata dalla Corte d'Appello, che ha assolto Venturi perché il fatto non sussiste. I giudici di secondo grado hanno escluso non solo l'ipotesi di omicidio, ma anche quella di morte derivante da un altro crimine. Secondo la Corte d'Appello, la decisione di Carlotta di togliersi la vita non è stata influenzata dal presunto stalking. Questo verdetto è stato duramente contestato dalla famiglia, soprattutto da Giorgia Benusiglio, la sorella di Carlotta, che ha condiviso il suo dissenso sui social media. «Giuro non ho parole. Questa sentenza è un insulto non solo a Carlotta, ma a tutte le donne picchiate, maltrattate e stalkerizzate. Ingiustizia è stata fatta». La famiglia della stilista aveva fatto ricorso per annullare la sentenza d'appello. Nei giorni scorsi, la Cassazione ha respinto le loro richieste, dissipando le loro speranze. Venturi è stato assolto, questa volta in via definitiva. Ha commentato ulteriormente Andrea Belotti, difensore dell'imputato. A mio parere è bene che, con giudizio chiaro e definitivo, sia stato accertato, senza alcun dubbio, che Marco Venturi non ha commesso alcun reato. Questo è un punto fermo a cui nessuno potrà sottrarsi, al di là della grande gioia personale per la lunga amicizia che mi lega a Venturi e al di là della soddisfazione professionale per il risultato conseguito. Resta in me un sentimento di profonda amarezza e dispiacere per aver visto una persona descritta per 8 anni come un mostro assassino. L'esultanza di Marco Venturi e del suo avvocato è accompagnata dall'eterna tragedia che ha colpito Carlotta. La sua famiglia
sarà costretta ad affrontare un dolore insuperabile per sempre,